Diletta Leotta è pronta ad una nuova avventura nel mondo del calcio, ma ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo rapporto con uomini e donne dell'ambiente. Diletta Leotta è da anni, ormai, una giornalista e telecronista sportiva molto apprezzata. Principale volto della piattaforma DAZN, in questi mesi Diletta si sta preparando ad una nuova stagione con la piattaforma fatta di Serie A e di Serie B. Insomma, è lei la regina indiscussa del calcio italiano, ormai. Ma quest'anno ci saranno molti volti nuovi ad affiancarla nel campionato calcistico italiano. Una new entry è Giorgia Rossi, una collega donna di cui Diletta ha molta stima. Tuttavia, non mancano le critiche, da uomini e da donne, nei suoi confronti. Ma ecco come lei si è difesa. Qui di seguito tutti i dettagli. Diletta ha rilasciato un'intervista a Sportweek in cui le è stato chiesto qualcosa riguardo le continue critiche che le arrivano, sia da uomini che da donne. Ecco le sue parole. In ogni contesto lavorativo è normale che ci sia competizione e voglia di primeggiare, ma con le donne, soprattutto nella mia azienda, io ho un rapporto sempre molto costruttivo. Infatti, ha spiegato che lei cerca sempre consiglio dalle sue colleghe o anche solamente un po' di sostegno. Per lei è fondamentale che ci sia un rapporto di affetto e di stima. Adesso che arriverà anche Giorgia Rossi, Diletta ne è davvero molto felice. Ecco che cosa ha detto. Io sono felicissima perché è brava e la stimo molto. Mi fa felice che ci siano sempre più colleghe a raccontare lo sport. Tuttavia, la fidanzata di Kenny Aman ha anche ammesso che per le donne non è facile lavorare in questo ambiente perché comunque il maschilismo c'è. Lei, in particolare, ha detto così su questo argomento. L'ho avvertito sempre. Un po' di maschilismo esiste, inutile nasconderlo, soprattutto nel mondo dello sport.